Shalom a tutti, mi complimento veramente con i numerosi presenti di questa serata del 2 giugno, che pur essendo una festa nazionale, di lunedì per di più, quindi weekend lungo, siete intervenuti a studiare. Siamo arrivati, come è noto, nel Perek Kohen Gadol, che è il secondo Perek di Sanhedrin, Daf Kaf Alef Amud Alef in fondo, giusto? Anche oggi affronteremo temi abbastanza scottanti, piccanti, non raggiungeremo probabilmente gli argomenti della scorsa settimana, ma ci attende anche qui uno studio che credo sia importante. Ci avviamo soprattutto alla conclusione di un importante Mishnah. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'incidente, diciamo così, si può dire, chiamiamolo incidente, fra Amnon e Tamar. Vi ricordate di chi era presente? Abbiamo studiato anche il fatto che secondo la Gemara Tamar era una bati e fata Torah, ci siamo occupati anche di questi aspetti di carattere giuridico, ma quello che rimane sullo sfondo è questa violenza carnale, insomma, di cui parla il Tanakh e che abbiamo studiato la scorsa settimana. Oggi ci occuperemo naturalmente di alcuni strascichi di questa questione, e per introdurre quello che studieremo dirò essenzialmente due cose. Due sono le preoccupazioni dei nostri Chachamim su questo tipo di argomento. C'è una Gemara in Ketubot Daf Yud Gimel che contiene una famosa frase: En apotropos la arayot, tradotto in gergo, nessuno può mettere la mano sul fuoco sul comportamento sessuale di alcuna persona, nessuno può garantire, e questo evidentemente implica la necessità di prendere delle misure protettive. Adesso vedremo a che cosa alludo, anzi di che cosa la Gemara parlerà esplicitamente. Il secondo punto è apparentemente laterale ed è già venuto fuori nello studio di questa sugya precedentemente. Ad un certo punto vi ricordate che abbiamo studiato la machloket di Rabbi Yehuda fra Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon a proposito dell'atto di pignorare una vedova. Vi ricordate? C'è un'idea di pignorare il vestito di una vedova, perché la Torah dice lo tachvol Beger Almanà. Rabbi Yehuda è dell'opinione che il divieto valga per qualsiasi vedova, Rabbi Shimon diceva invece che vale soltanto per una vedova povera, perché in questo caso Doresh Tama Dikra, Rabbi Shimon prende in considerazione l'eventuale motivazione della mitzvah sotto il profilo legale e dice che il divieto vale soltanto per una vedova povera. Per quale motivo? Perché una vedova povera ha, si presume, un solo vestito, e quindi la persona che la pignora deve riportarlo ogni sera e ritirarlo ogni mattina. Che cosa implica questo? Una eccessiva frequentazione fra l'uno e l'altra. Al punto che la Gemara si preoccupa, ve'ata masia shem rabbi shchenotea, di evitare che questa povera donna, oltre al fatto di essere effettivamente povera, di essere stata pignorata, che si diffonda su di lei un nome, diciamo così, poco corbato nella società. Quindi i problemi, dicevo, sono due. Il primo è la sfera del comportamento oggettivo di qualsiasi delle persone, per il quale la Gemara dice en apotropos la arayot, non si può mettere la mano sul fuoco per nessuno. Il secondo problema è, dicevo, apparentemente laterale, quello dell'eventuale leshon hara che si può creare intorno a una persona, quelle che si chiamano chiacchiere, anche se magari non corrispondono al vero, come nel caso della vedova pignorata, evidentemente. Ci si deve preoccupare anche di questo per tenere alto, diciamo così, il livello morale della società ebraica. Questo è lo sfondo. Queste sono le tematiche che fanno da sfondo alla Gemara che stiamo per studiare. A questo punto la possiamo riprendere a partire dalla terz'ultima riga dell'Amud Aleph. Vatikach
Tamar Efer al Rosha. Dopo che è successo quello che è successo, il Pasuk dice che Tamar prese della cenere e se la mise in testa, ved ketonet apassim asher alea kara, e lacerò la tunica a strisce che indossava. Tana mishemei de Rabbi Yoshua ben Korcha, commentano i Tanaim, gader gadol gadera Tamar beota shama. In quel momento, presa evidentemente dal dispiacere per quello che è successo, Tamar, si attribuisce a lei, Tamar fece una grande siepe, un grande recinto, cioè prese una misura legale protettiva. Amru, dissero in realtà il Chachamim del suo tempo, il Chachamim del Beddin di David Amelech, livnot melachim kach, livnot ediotot alachat kama vechama. Se questo può succedere alle figlie di re, tanto più sono a rischio le figlie dei privati cittadini, dei cittadini normali. Im litznu ot kach, lifruzot al achat kama vechama. Se questo è potuto succedere a donne pudiche, come evidentemente si presumeva che fosse Tamar in quanto figlia di Davide Melech, tanto più sono a rischio evidentemente le donne, diciamo così, di costumi un pochino più liberali. Possiamo tradurre l'espressione in questo modo. D'accordo? Avete già la pagina nuova? Sì. In maniera da non chiamare soluzione di continuità. Alisa ce l'hai? Ah sì, tu ce l'hai. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, disse Rav Yehuda a nome di Rav, Be'ota Sha'a Gazru al Ayichud ve al Habnuya. In quel momento i Chachamim del Bet Din di David Amelech fecero una Gezerah, dice a questo punto la Gemara, sul Yichud e sulla Bnuya. È storico questa è storia, certamente adesso daremo evidentemente qualche guaglio in più. Al Yichud e al Bnuya, cosa significa? Apparentemente significa che presero la decisione di proibire anche il fatto solo che un uomo sia parti con una donna sposata, così spiega Rashi, e per estensione in tutti quei casi in cui il rapporto sessuale fra i due sarebbe proibito dalla Torah in quanto arayot, va bene? E in più hanno fatto una gezerah anche sul divieto di appartarsi con una ragazza nubile, questo significa nuya, anche se non c'è un problema di arayot mina Torah, perché le arayot, come voi sapete, le gravi trasgressioni sessuali che appunto la Torah proibisce riguardano essenzialmente l'incesto e l'adulterio. Secondo questa prima lettura della Gezerah fatta dal Talmud, le Gezerot sarebbero state due, che riguardavano il caso, che partivano entrambe dal caso in questione, in quanto che, come abbiamo detto, Amnon e Tamar erano per certi aspetti fratello e sorella, anche se la Gemara poi abbiamo visto discusso di questo argomento, e quindi c'è un problema di incesto, c'è un problema di arayot, e più Tamar non era sposato, giusto? E quindi c'era un doppio motivo, diciamo così, per introdurre questa Gezerah dopo il triste evento di cui la scorsa settimana abbiamo studiato. Questa è la prima lettura della Gezerah che la Gemara fa. In realtà questo testo al Yichud e al Pnuya viene contestato, perché osserva la Gemara, Yichud de Oraitahu. Lo Yichud, cioè il divieto di appartarsi con una donna nei confronti della quale il rapporto sessuale è proibito in quanto arayot, è già un divieto della Torah. Non c'era bisogno, cioè, osserva la Gemara a questo punto, di una Gezerah ad hoc.
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, וכן דשאיר רבי יוחנן הנומד היא רבי שמעון ויליה דיהוצדק, רמז לייחוד מן התורה מניין, דדורס יבינצ'ה אומצ'נו secondo cui lo yichud, il divieto di appartarsi, è proibito dalla Torah, se ne emar, dal versetto nella parasha di Re'e, al capitolo 13 di Devarim, che dice, chi yesitcha achicha ben immecha, qualora ti corrompa tuo fratello figlio di tua madre. Fin qui la citazione del versetto. Prima di leggere il commento che la Gemara ne dà, lo leggiamo compiutamente. D'accordo? Cosa dice il versetto? Chi yesitcha achicha ben immecha o vincha o vitecha o eshet chekecha o reacha asher kenafshecha baseter lemor nelecha venavda elokim acherim אשר לא ידעת אתה ואבותיך, poi c'è un altro versetto che completa il discorso e dice, e successivamente viene detto, lo tovelo velo tishma elav. Qualora ti corrompa tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o la donna che è nel tuo grembo, o persino reacha asher kenafshecha, dice il versetto, il tuo amico che ti è caro come se fosse te stesso, baseter, baseter significa in privato, dicendoti, vieni, andiamo e serviamo divinità straniere che tu e i tuoi padri non hanno mai conosciuto, non dovrai stare ad ascoltare, non dovrai provare affetto per lui, eccetera, eccetera. Qual è il ragionamento, qual è la situazione di cui parla qui la Torah? La Torah parla di una corruzione all'interno della famiglia in vista della Avodah Zarah, giusto? In vista dell'idolatria. C'è in questa espressione della Torah, tuttavia, un'espressione, delle parole superflue, perché bastava che dicesse chi yesitecha achicha. Chi qualora ti corrompa tuo fratello inteso in senso lato. E invece la Torah specifica che si tratta di ben immecha, dove? Baseter. Baseter significa in privato e ti induca a fare, ti porti a fare idolatria. Domanda alla Gemara, vechi ben em masit, ben av eno mesit? Forse che il figlio di una madre può corrompere e il figlio di un padre non può corrompere? Cioè, per quale motivo il Pasuk specifica che si tratta del figlio della madre e non del figlio del padre? Ella lomar lecha, basandosi sul fatto che poi il versetto dice baseter, in privato, ci vuol dire il versetto? Ci vuole insegnare un din che non riguarda soltanto la corruzione per idolatria, bensì ben mitiached in immo, che il figlio ha il permesso di appartarsi con sua madre, ve'en echad ve'en acher mitiached in kol ha'arayot sheba Torah, ed ex contrario, che nessun altro ha il permesso di appartarsi con qualunque persona un rapporto sessuale comporterebbe il divieto di Arayot secondo la Torah. Quindi qual è in sostanza qui l'osservazione che la Gemara fa? Da questo versetto noi impariamo che il divieto degli Yichud con una persona con la quale si avrebbe divieto di Arayot è già proibito da questo versetto della Torah, e quindi dobbiamo correggere la Gemara di prima, ella eima, bensì dirò, gazru al yichud difnuya. Dato che il yichud di Eshet Ish e compagnia è già proibito dalla Torah in questo versetto che abbiamo studiato,
la Gezerah del Bet Din di David HaMelech riguarda soltanto il Yihud, cioè il divieto di appartarsi con una pluria, con una donna non sposata. Fin qui la Gemara. Io ho preferito studiarla addirittura senza dare troppe spiegazioni nel mentre. Forse effettivamente qualche cosa deve essere detto in proposito. Sì, è strano, sì, no, sono un piccolo rilievo testuale, sì. Cioè, è strano che l'accento della Gemara sia sul ben e non sul seter, perché se uno penserebbe che appunto l'ikud deriverebbe dal seter, dal fatto cioè la parola in più, di questi divieti sono già enunciati dalla Torah nei Kedoshim, se non sbaglio, no? Certo. Okay. Quindi se li ripete qua, li ripete per un'aggiunta che fa per aggiungerci qualcos'altro. Io avrei pensato che fosse il seter. Che il seder forse indica l'ikud, mentre invece la seder, ma infatti non il seder indica l'ikud, certamente. Qui si parla dal presupposto che ma indica l'eccezione. Aspetta, con la mamma. Certo. Rashi, commentando il versetto, dice: davar hakatuv bahove she'en divrei mesit ella baseter. Normalmente, quando si vuol corrompere qualcuno, in questo caso all'interno della famiglia, lo si fa a baseter. Questo significa che si presuppone che proprio quelle parentele indicate strettamente dal Pasuk abbiano l'abitudine di ritrovarsi bassette, di ritrovarsi in forma privata, cioè in maniera tale che altri non sentano questo complotto, che in questo caso è destinato a fare idolatria, all'idolatria. Questo è il senso della questione. E da qui quindi impariamo, dal diyuk che il Pasuk fa, che il ben ha'em, il ben con la em, si ritrovano bassette. Hanno il permesso, cioè, di ritrovarsi bassette. Il figlio con la propria madre. Cioè, impariamo da questo Pasuk, che parla in sostanza del divieto, dell'idolatria, del complotto per l'idolatria, eccetera, eccetera, impariamo sul fronte del Din e del Yihud che esistono delle eccezioni. E quindi impariamo anche qual è il Din del Yihud secondo la Torah. Il Yihud è proibito minat Torah, in quali casi? In quei casi in cui il rapporto sessuale fra queste due persone comporterebbe Isur Arayot. I Chachamim, conclude la Gemara nostra, i Chachamim del Bet Din di David HaMelech, a seguito del fattaccio di Amnon e Tamar, hanno esteso per disposizione rabbinica il divieto di Yihud anche alla Pluya, cioè a una donna non sposata, per la quale evidentemente non sussiste il divieto di Arayot. Che cos'è a questo punto il Din di Yihud, il divieto di Yihud? Di questo, oltre che qui, la Gemara fondamentale è una Mishnah in realtà, alla fine di Kiddushin, in Masechet Kiddushin e Daf Pe Amud Bet, e se ne parla anche in Avodah Zara, nel Daf Lamed Vav, poi accenneremo anche lì di che cosa si tratta. E, in pratica, un uomo e una donna, a questo punto che non siano sposati, evidentemente, non possono appartarsi dove altre persone non siano in grado di vederlo. Questo è un din, evidentemente, che vale ancora oggi. Abbiamo studiato che se non ci sono problemi di Arayot, è una Gezerah dei Chachamim del tempo di David HaMelech, questo è quello che impariamo dalla Gemara di oggi. Se ci sono problemi di Arayot, il divieto è min a Torah. Il divieto è min a Torah se ci sono problemi di Arayot, con quali eccezioni? La madre e il figlio possono stare assieme, voglio dire, stare chiusi nella stessa stanza, come abbiamo imparato dal Pasuk qui, perché evidentemente si ritiene che lo Yetzer non sia così forte in questo caso,
dell'uno nei confronti dell'altra. Il padre può fare la stessa cosa con la figlia. Ci sono dei limiti però al dormire assieme, adesso non entro più di tanto, guardatevi la Mishnah cosa dice appunto in Kiddushin a questo proposito, non possono dormire Bekeru Bassar qualora la ragazza abbia raggiunto una certa età, evidentemente, quindi ci sono dei limiti da questo punto di vista. E ci sono anche un'altra eccezione, sia pur con dei limiti, è fratello e sorella. Fratello e sorella, secondo la halakha, possono stare assieme, cioè sotto lo stesso tetto da soli, per un periodo limitato di tempo. Non oltre 30 giorni, così dice la halakha. Per quale motivo? Perché non tutti possono sapere che si tratta di fratello e sorella, e questo genererebbe di nuovo un problema di Shemra, di cattiva nomea, come abbiamo studiato a proposito della vedova prima. Questo è il quadro generale della il quadro generale della questione. Per quanto riguarda la Pnuya, c'è una mechloket fra Rashi e Rambam se il divieto istituito sulla Pnuya ai tempi di Malchut Beth David riguarda anche il fatto di avere rapporti sessuali con una ragazza non sposata. Secondo Rashi, in Ketubot, dove commenta il testo della Berakha dei Kiddushin, Asher Asar Lanu et Arusot, Rashi dice che anche il divieto dei rapporti sessuali con una donna non sposata è videra banan e risale all'epoca del Malchut Bet David contestualmente con il divieto di Yichud con la stessa. Il Rambam invece dice che all'epoca di Malchut Bet David hanno proibito soltanto lo Yichud con la Pnuya, ma il divieto dei rapporti sessuali veri e propri deriva dal Matan Torah ed è quindi minatorah. Nell'Ilchot Ishut del Rambam, al primo perek Halakha Dalet, racconta la famosa frase in cui racconta che prima del Matan Torah si andava a prendere una donna Bashuk e si diceva adesso tu diventi mia moglie nel mercato e si faceva un matrimonio de facto. A partire dall'epoca del Matan Torah questo è diventato proibito, cioè secondo la Torah appunto non si può prendere neanche non si può prendere una donna non sposata e avere rapporti con lei. Qual è la halakha nel Shulchan Aruch? La halakha nel Shulchan Aruch è che rapporti leshem ishut con una donna questi rapporti evidentemente secondo restano proibiti, evidentemente c'è una controversia in realtà. La controversia rimane, effettivamente. E quindi, secondo alcuni sono proibiti videra banan, secondo altri sono proibiti teoraica. Il yichud con la pnuya, evidentemente, è rimane tale. Cioè rimane proibito videra banan. Questa è la questione. Cosa è successo successivamente? È stato uno step successivo di cui non si parla, ma se ne parla in Avodah Zarah da Flamed Vav. I Talmidim della scuola di Hillel e Shammai, fra le famose 18 Gezerot che avevano preso, ci fu anche il Yichud con la Goya. E chi ha proibito il Yichud con la Goya? Appunto i Talmidim di Beit Shammai e di Hillel. E chi ha proibito i rapporti sessuali con una goya? Anche lì la questione è abbastanza intricata. C'è chi dice che sono stati proibiti all'epoca dei Hashmonaim. Alla Chama lo Shulchan Aruch comunque, in Eben Ezer Tet Zain, è che le Shemishut, i rapporti con una goya sono proibiti in Torah, in base al Pasuk, lo titchaten bam. Non ti sposerai con loro.
c'è anche una idea diversa che dice che sono proibiti soltanto mi della banal, perché il pasuk lo titchaten bam si riferisce soltanto ai sette popoli di Canaan. La halakha comunque della Shulchan Aruch è che le Shem Ishut, questi rapporti sono proibiti mina Torah, e le Shem Zanut sono proibiti solo mi della banal. Questo è il quadro completo della questione. In pratica, la differenza tra le Shem Yeshut e le Shem Zanut è sposarsi. Le Shem Zanut, le Shem Zanut, sposarsi fa la famiglia. Le Shem Zanut vuol dire rapporti occasionali essenzialmente. Esattamente. E Yeshut invece fa la famiglia. Certamente. Se però la Goya è sposata, allora diventa un problema. Perché il principio del matrimonio esiste anche per il Noach, il principio del divieto dell'adulterio esiste anche per il Bene Noach, e quindi diventa ancora più complicato. Oggi si è sposato. Questo è il quadro completo della, il quadro più possibile, insomma, completo della questione. Tornando al problema degli Yichud, storicamente, quindi, come si articola la questione? Si articola in tre tempi diversi. Il Yichud con la Eshet Ish, con una donna sposata, il solo Yichud, attenzione, vuol dire semplicemente stare chiusi nella stessa stanza senza essere visti da altri e senza fare niente di male, d'accordo? Lo Yichud con una donna sposata o dove c'è un problema di Arayot è proibito dalla Torah, dal Pasuk Ki Yesitecha Achicha Benimecha che abbiamo studiato. Questa è la fase più antica. Il Yichud con la Penuyah, cioè con una ragazza, una donna ebrea non sposata, viene proibito ai tempi di Davide Melech in seguito al fatto di Amnon e Tamar. Il Yichud con la Goya viene proibito soltanto all'epoca di Hillel e Shammai. Comunque questa rimane evidentemente la, questa rimane la halakha. Mi domando se c'erano delle altre cose che dovevamo aggiungere su questo argomento, mi verrà in mente. Ci sono domande? No, stavo pensando, oggi c'è uno che ha celebrato uno di questi matrimoni, ci sono 48 yudim che gli hanno fatto gli auguri su Facebook, questo è notevole. Quali? Non ho capito di che. C'è stato un matrimonio di questi qua, di proibiti, e c'è stato, ci sono 48 yudim che hanno fatto gli auguri su Facebook, che bella coppia che sia. Di che genere? Un matrimonio misto. No, parliamo di Arayot. Sì, vabbè, non so comunque si è sposato. Poi tanto non ci siamo arrivati. Non so no, cioè dico che si è sposato. L'ultima parte della Gemara torna ai figli di David Amelech. Va bene? Va Adonia ben Chagit. Chi era Adonia ben Chagit? Ve lo ricordate? Nell'amur precedente Adonia ben Chagit era il quarto dei figli di David Amelech. Dopo Amnon, di cui abbiamo disgraziatamente parlato poc'anzi, Kilav, Avshalom, protagonista di una celebre rivolta mentre era ancora vivo suo padre, e il quarto era Adonia ben Chagit. Di lui si parla nel primo capitolo del primo libro dei Re, subito dopo i versetti che raccontano che in punto di morte o poco prima, insomma, al termine della sua vita, Davide Amelech si era fatto portare una Isha Sochenet, ricordate? Una donna che, insomma, lo scaldasse senza che avesse rapporti con lui, che rispondeva al nome di Avishag Ashunamit. Subito dopo si racconta di Adonia ben Chagit, Mitnasse lemor ani emloch, si vantava dicendo io regnerò al posto di mio padre. Come stavano andando le cose? Davide Melech, spinto dal profeta Natan,
aveva promesso a Batseba che il suo successore sarebbe stato il figlio di lei, Salomò. Giusto? Adonia non fece come aveva fatto suo fratello Avshalom, cioè non si ribellò apertamente a suo padre, si limitò a dire a Niemloch: io regnerò quando mio padre non ci sarà più, fra pochi giorni prenderò io il suo posto. E il Midrash dice, quello che leggiamo, quello che stiamo per leggere qui, è ulteriormente sviluppato in Gemara, in Avodah Zarah Daf Mem Dalet, dove si dice che fece addirittura la prova della corona. Ma di questo parleremo fra un attimo. Cosa racconta il libro dei re? Il libro dei re racconta che si formarono due partiti, in sostanza, che Adonia era sostenuto da Joav, figura che ormai si era fatta una fama di violento alla corte di Davide Melech, mentre dall'altra parte c'era Salomò con i suoi sostenitori, in particolare il profeta Natan. Adonia aveva dato una festa in cui naturalmente aveva invitato solo i suoi sostenitori e non gli altri, i quali andarono da Davide Amelech e gli dissero: cos'è sta storia? E Davide Amelech cosa fece? In pratica fece incoronare, mentre ancora vivo lui, fece incoronare Salomò Amelech al posto suo. E in questo caso, in questo modo, spiazzò Adonia, che Salomò fece poi uccidere in un secondo momento, dopo che aveva cercato Adonia di prendersi in moglie Avishag, la sochenet di suo padre. Insomma, c'era stata evidentemente una lotta dinastica ai lunghi coltelli, e Salomò Amelech riuscì evidentemente vincitore, mentre Adonia ebbe la peggio. C'è un passuk subito dopo che dice una cosa interessante di Adonia, che non fu mai rimproverato da suo padre in vita sua. E i nostri maestri attribuiscono, diciamo così, certi suoi comportamenti e anche il suo fallimento, fra l'altro, a questo fatto. Evidentemente c'era qualcosa di arrogante nel suo carattere, anche se formalmente non si era mai comportato male e quindi forse non aveva mai fornito a suo padre il destro per rimproverarlo, per fargli delle osservazioni. Tuttavia, in questo stesso fatto i nostri maestri vedono un fatto negativo. Un fatto negativo al punto che evidentemente crebbe l'arroganza di questo figlio, al punto che a suo modo si ribellò poi al padre e tentò di portargli via la corona. Ma guardiamo che cosa dice qui il Passur, il Gemara. Va Adonia ben Chagit mitnasse lemor ani emloch. Amar Rav Yehuda amar Rav melamed shebikesh leholmo veloholamto. Dicevo, questo argomento è sviluppato ulteriormente in una Gemara in Avodah Zarah. Di nuovo Rav Yehuda, a nome di Rav, che ci spiega le cose, ci insegna questo Passuk con il verbo regnare al futuro, ani emloch, io regnerò, e non dice io regno, ci insegna Melamed che Adonia aveva preso la corona di suo padre e aveva cercato di adattarla alla sua testa, velolamto, ma non ci riuscì, la corona non si adattò al suo capo. Rashi, in alto a sinistra, riassume il racconto della Gemara in Avodah Zarah e dice che Davide Melech aveva una corona un po' particolare che forniva, diciamo così, la prova ai suoi pretendenti per vedere se ne erano degni oppure no. Dice Rashi: se bikesh leolmo velo olamto, se teshel beroshò keter malchut.
fece la prova per vedere se poteva essere stabile sulla sua testa la corona del legno, ve lo lamentò, ma la corona non gli si adattò. Perché? Levi she'aya sharvit shel zahav betoch chala midofen ledofen. Perché dentro la corona c'era una stanga d'oro che attraversava tutto il vano della corona da una parete all'altra. Ve'ena midyashevet be'osho, ela levi she'yishlo chavitz be'osho. E poteva quindi essere indossata stabilmente sulla testa di una persona solo a condizione che costui avesse una sorta di solco, solco, grazie, di solco nella sua testa, in maniera che questa famosa barra d'oro potesse non dargli problemi. Vehi edut levet David, diceva sì, e questa è una testimonianza per il casato di David. Se col a Raui le Malchut Olamto, perché a tutti coloro della casa di Davide che fossero stati degni del regno, la corona si adottava, evidentemente erano dotati di questo solco in testa. Umisce no Raui le Malchut e no Olamto. Viceversa, chi non fosse stato degno del regno, gioco di parole, la corona non gli si sarebbe adattata. E questo era verosimilmente il caso di Adonia, il quale, come vi raccontavo prima, dovette rinunciare al regno e poi finì anche male. Sì, ma qualcosa non funziona, perché era il figlio, giusto? Sì. Quindi lui legittimamente era erede era uno degli eredi del trono. Non solo, ma molto probabilmente era l'erede, era il più anziano in quel momento. Quindi dobbiamo dedurre che questa storia del solco è una prova divina, cioè non è, non stiamo parlando qua di un attributo fisico genetico. No, certo, è una prova divina. Un miracolo, cioè non è da prendere così da ridere. No, assolutamente. Non solo, ma aggiungo che Adonia era il quarto in ordine dinastico, come abbiamo studiato la volta. Quindi lui avrebbe dovuto sto solco. Non aveva, insomma, si era reso indegno per le cose di cui abbiamo parlato. Anche Chilar non c'era evidentemente più. Ashlishi Avshalom aveva fatto la fine che aveva fatto per essersi ribellato a suo padre in vita sua. A questo punto chi doveva arrivare nell'ordine dinastico proprio? Adonia. E Adonia evidentemente non superò questa prova, come dici tu giustamente. Ma non è una metafora? Non certo, è una metafora quello che dicevamo. Io non dico una metafora, io dico che è un NES questa cosa qua. Esatto. Un NES. Cioè, e noi abbiamo anche da qualche parte una testimonianza che ce l'ho mossa e l'ho provata pure lui, gli è andata bene. No. Supponiamo. Se si è trattenuta vuol dire che funziona. Il pasuk a proposito di Adonia continua dicendo: Vaya aslo rechet ufarashim vachamishim ish latzim lefanav. Adonia si era creato il suo mini esercito personale, va bene, costituito da Rechev Ufarashim, quindi cavalieri, carri, e 50 corridori fanti che correvano davanti a lui. Va bene? Domanda che vorrà mai avuta, che cosa c'è di speciale? Perché il Pasuk debba raccontarci che aveva ben 50 corridori davanti a lui, insomma non è un tutto sommato un esercito così numeroso, va bene? Hamishim ish lever melech, cosa vuoi che cosa vuoi che sia sostanzialmente? Amar Rav Yehuda Amar Rav, ti dico io in che cosa consisteva la loro specialità, kulan netulei techol, avevano tutti avuto la milza asportata, va bene? Pensate un po' che roba, una sorta di doping, dici tu, dice Rashin e Tulei Techol Aliedei Sam, l'operazione era stata eseguita per mezzo di un medicinale, evidentemente, forse non si è trattato di un intervento chirurgico, ma forse l'atrofizzavano, perché esce Atchol Machbidol Adam, sappiamo che ovviamente alcuni hanno questo problema perché la milza appesantisce la persona quando vuole correre. Ah, questo è un segreto per la maratona. Si ho detto il dopo. Aspetta. Ma Hakukei Kapot Raglaim Hayu.
avevano le piante dei piedi scavate. Dice Rashi, et basar mefarsotehen, non c'era carne nelle loro piante dei piedi, e questo in che cosa li avvantaggiava? Verazim al hakotzim e al barkanim, potevano correre comodamente sui rovi e sulle spine, e nannisoghi senza subire alcun danno. In questo consisteva, secondo la Gemara, la particolarità di questo esercito personale di Adonia. Abbiamo finito anche questa Mishnah, felicemente. Io direi che per oggi ci fermiamo qui. E non lo so, appunto, le prossime settimane quali saranno anche i miei impegni, perché finisce la scuola. Mi dispiace che non siamo riusciti a finire tutto il PEREC, però insomma, in qualche modo magari recupereremo in un altro momento. Quanto mancherebbe secondo te alla fine? Non tanto. Non tanto, fa bec. Sono due Mishnayot soltanto. Vabbè, adesso in qualche modo ci teniamo in contatto, magari riusciamo ad andare avanti a finire.